Andare in cerca di tartufi è un'attività che non può essere limitata e vietata se fatta rispettando le leggi e può essere esercitata su qualunque terreno non privato. A stabilirlo una sentenza del Tarmolise che ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Massimo Romano per conto di numerose associazioni di tartufai abruzzesi e molisani contro la tartufaia controllata di San Pietro Avellana dove era accaduto che il comune del paese con lo scopo di impedire l'accesso ai cavatori forestieri con il consenso della provincia di Sernia aveva recintato e concentrato ad una locale associazione un appezzamento comunale di ben 37 ettari e mezzo. Una decisione che aveva fatto infuriare tanti cavatori provenienti anche dall'Abruzzo che hanno deciso di impugnare al TAR tale provvedimento, riportando una bella vittoria. Il TAR ha condiviso la nostra tesi e ha per l'appunto accolto il ricorso e annullato gli atti sul presupposto che, eh, trattandosi di terreni comunali, quindi di beni pubblici, suscettibili di sfruttamento economico, eh, fosse necessaria una procedura concorrenziale per l'individuazione del soggetto, diciamo così, eh, aggiudicatario della stessa gestione. In accoglimento di questo principio ha eh, statuito per l'appunto delle eh, regole di carattere generale che varranno sicuramente per il caso di San Pietro Avellana, ma probabilmente riusciranno a porre un freno anche alla proliferazione. Dei tartufai controllate su tutto il territorio nazionale, ciò che lede e ciò che viola un principio di ordine generale, che è, per l'appunto, quello della libera ricerca del prezioso tubero. Una sentenza, quindi, che porterà un po' d'ordine nella materia anche a livello nazionale, e segue un altro pronunciamento del Tarmolise del 2013, sempre patrocinato da Massimo Romano e sempre contro il comune di San Pietro Avellana. Anche in quel caso la finalità era quella di creare delle riserve soltanto in favore di determinate categorie di eh, titolari di tesserino di Tartufo, cioè dei residenti, a discapito dei forestieri, cioè a discapito dei non residenti.